Salve a tutti e ben ritrovati alle nostre catechesi sul tema demonologia. Oggi tratteremo la questione della lotta tra gli angeli di Dio e l'origine dei demoni. Prima di iniziare la lettura di questa lotta tra gli angeli, è bene fare delle premesse. Allora, prima di tutto bisogna specificare che questa lotta non è una lotta come la intendiamo noi da un punto di vista materiale, in quanto gli angeli non hanno un corpo. Quindi è una lotta appunto puramente intellettuale, quindi una lotta tra intelligenze angeliche. E le armi di questa lotta, come già è stato detto, sono i ragionamenti intellettuali, sono le argomentazioni intellettuali. Quindi immaginate due persone che disputano da un punto di vista intellettuale senza ovviamente usare la forza fisica. Ecco, immaginate me senza il corpo, la mia intelligenza, indipendentemente dal mio corpo, che disputa con l'intelligenza di un altro essere spirituale. Un secondo punto da specificare è che questa lotta avvenne in un tempo diverso dal nostro tempo. Il tempo nel quale avvenne questa lotta si chiama Evo. Questo tempo, Evo, è un tempo proprio degli spiriti, appunto perché non avendo un corpo, è un tempo diverso da quello nostro, quindi inteso da un punto di vista materiale. Questo tempo viene chiamato Evo e di questo tempo, di questo tipo di tempo, parlò già San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, dice Padre Fortea. L'Evo è la successione di attimi di intendimento e volontà in un essere spirituale. Quindi gli atti della ragione e della volontà si succedono, dando vita a un prima e a un dopo, prima di un determinato atto dell'intendimento o di un volere qualcosa. Quindi c'è l'atto di intendere, poi c'è l'atto di volere, poi successivamente c'è l'atto di nuovo di intendere, poi c'è di nuovo l'atto di volere. Ecco, questa successione di atti dà origine ad un tipo di tempo, che ovviamente non è un tempo caratterizzato dalla realtà materiale, ma appunto dalla realtà solo spirituale delle intelligenze angeliche. Dice Padre Fortea che dal momento in cui si crea un prima e un dopo esiste un qualche tipo di tempo. Quindi questo tempo, chiamato Evo, è il tempo nel quale si è svolta questa lotta intellettuale tra gli angeli. Una lotta non materiale, ma una lotta intellettuale, nella quale ci sono state queste successioni di atti, l'atto di intendere e l'atto di volere, l'atto di intendere e l'atto di volere. Questa successione di atti, appunto, genera un tipo di tempo che è chiamato Evo. E un terzo punto da specificare prima di iniziare la lettura della lotta intellettuale avvenuta tra gli angeli di Dio, è quello che riguarda proprio il processo psicologico di allontanamento da Dio. Dice Padre Fortea che questo processo psicologico è straordinariamente somigliante a quello che accade a noi, esseri umani. Infatti, dice Padre Fortea, noi uomini siamo uno spirito ma in un corpo. Ma se prescindiamo dal corpo, cioè se per un attimo mettiamo da parte l'aspetto corporeo della nostra esistenza e consideriamo solo lo spirito, quindi la nostra intelligenza, la nostra volontà, l'aspetto spirituale, quindi della nostra esistenza, il processo interno psicologico che porta una persona ad allontanarsi da Dio è identico a quello degli angeli e ci accorgeremo che proprio da un punto di vista psicologico gli angeli si sono allontanati da Dio attraverso un processo.
e si sono trasformati in demoni progressivamente. Detto questo, ecco, possiamo iniziare la lettura della lotta intellettuale tra gli angeli. Questa lotta, dice Padre Fortea, si è svolta attraverso diverse fasi. Allora, quando gli angeli non erano ancora partecipi della vita divina, e quindi quando ancora erano nel periodo di prova, nel quale dovevano da se stessi scegliere di amare Dio e da se stessi scegliere il loro grado di gloria eterno, quando avrebbero partecipato alla vita di Dio, ci fu un momento nel quale gli angeli, alcuni angeli, cominciarono ad avere un dubbio. Quindi si insinuò nella intelligenza di alcuni angeli un dubbio. Il dubbio che disobbedire a Dio e alla sua volontà potesse essere la cosa migliore. Ecco, questo dubbio li portò a commettere già un peccato veniale. Nel momento in cui accettarono questa possibilità di disobbedire a Dio e alla sua legge, commisero un peccato, ma questo era un peccato solo veniale ancora, un peccato leggero, un peccato non grave. Infatti, dice Padre Fortea, che l'accettazione del dubbio originariamente costituì un peccato veniale, che però a poco si trasformò in peccato grave. Ecco, in questa prima fase, ossia nella fase in cui si insinuò questo dubbio nelle intelligenze angeliche, nessuno era inizialmente intenzionato ad allontanarsi per sempre da Dio. Neppure Satana, neppure il demonio era intenzionato in questa prima fase ad allontanarsi per sempre da Dio. Ma fu in seguito, dice Padre Fortea, che si andò radicando nel loro intelletto ciò che la volontà aveva scelto, malgrado quello che l'intelligenza ricordava loro, ossia che disobbedire era una cosa irragionevole, perché ovviamente gli angeli conoscevano già la volontà di Dio, conoscevano la sua legge, conoscevano la sua giustizia e così via dicendo. Quindi l'intelligenza diceva loro che disobbedire sarebbe stato irragionevole. Eppure nel loro intelletto, ecco, cominciò a radicarsi l'errore, perché la loro volontà si andava allontanando sempre più da Dio. E quindi quando la volontà accettava questa possibilità di disobbedire a Dio, quindi accettava il male della disobbedienza, l'intelletto a sua volta andava accettando questo errore. E accettando questo errore, non solo lo riteneva un errore non grave, ma addirittura cercava di giustificarlo. Quindi l'intelletto ad un certo punto comincia a seguire la scelta della volontà. Quando la volontà sceglie il male, sceglie di disobbedire a Dio, allora l'intelletto di conseguenza accetta questo errore della volontà e addirittura inizia a giustificarlo. Ecco, a questo punto, dice Padre Fortea, in un momento preciso questo processo portò al peccato mortale, attraverso un atto di volontà. Che significa? Significa che gli angeli arrivarono non solo a voler disobbedire alla legge di Dio, ma addirittura a scegliere, a desiderare una vita separata da Dio, una vita autonoma, una vita indipendente da Dio. Quindi non era più un problema di raffreddamento dell'amore verso Dio, un problema di
non accettare perché veniva difficile una determinata norma di Dio, ma proprio iniziò a nascere l'idea negli angeli di vivere una vita separata da Dio, senza Dio, senza la sua autorità. Ecco, questo fu il momento preciso nel quale appunto si commise il peccato mortale. Quindi si passò dal dubbio che disobbedire alla legge di Dio potesse essere la cosa migliore, alla scelta di voler vivere una vita separati da Dio, senza l'autorità di Dio. Dice Padre Fortea, coloro i quali perseverarono in questa idea e in questa decisione diedero inizio a un processo per giustificare questa scelta, quindi iniziarono a giustificare la loro scelta. E come la giustificarono questa scelta? Iniziarono ad autoconvincersi che Dio era uno spirito come tutti gli altri, Dio non era Dio. Ovviamente era un autoconvincimento. Dio era uno spirito come tutti gli altri. Sì, Dio poteva essere il loro creatore, ma in Dio abitavano anche degli errori e dei difetti. Ecco, quando decidono di realizzare questa idea di separazione da Dio, iniziano a giustificare questa scelta e quindi iniziano addirittura ad accusare Dio di non essere Dio, di essere uno spirito come gli altri, di avere difetti, di avere errori, e addirittura si arriva alla possibilità che Dio diventi un tiranno, Dio diventi un oppressore, Dio impedirebbe la libertà. Pensavano, perché deve esserci uno spirito che si innalza sugli altri? Perché la sua volontà doveva imporsi su quella degli altri? Perché una volontà deve imporsi su quella altrui? Non siamo bambini, non siamo schiavi, debbono aver pensato. Quindi Dio non era più solo qualcosa da lasciarsi alle spalle, ma cominciava a trasformarsi nel male. E a questo punto iniziarono ad odiarlo. Quindi Dio addirittura diventa per loro il male, diventa un ostacolo alla realizzazione della loro libertà. Infatti pensavano gli angeli, che la bellezza e l'armonia del mondo angelico sarebbero state molto più felici e libere senza un oppressore. Quindi vedete sino a che punto gli angeli arrivino a giustificare la loro scelta, una scelta errata, e accusano Dio di essere il male, di essere un tiranno, di essere un oppressore che impedisce addirittura la loro felicità e la loro libertà. Quindi cominciarono ad odiare Dio.